Negli episodi precedenti... Prima il latte o prima i cereali? Oggi mi insegna a far colazione. Me la ricordavo più eroica come è camminata. Ruggine. Giovanni non sarà più il nostro cameraman. Eccolo qua. Timone, non mi vuole dare le patatine. Dammi le cacchio di... Timone! Fermo, Simone! Fermo! E ora, per continuo. Allora, Gennaro è l'esperto mondiale massimo assoluto incredibile di spesa e per la prima volta, visto che mi parla sempre di spesa, sto facendo la spesa con lui e lui sa tutto su come si fa la spesa. Dicci, esatto. Come la dobbiamo fare? Tipo Dark Souls, ovvero esplorare ogni pezzo di un angolo e poi andare al centro come se fosse un piccolo e per il labirinto. Boss finale, la cassa. Esatto. Sì, che se non sai la matematica è un di boss finale. Questo è il tuo mondo, il tuo regno. Gualti non sa. Ci sono i teneroni, prendiamo i teneroni. Va bene, Gualti, sì, Gualti. Buoni. Considerate un formaggio alla uomo mucca con le formine anche. Finalmente, di nuovo, gli è Pippo, sono rarissimi. Ci sono anche non tornano io. Nello shop da... Ci sono anche io. È vero, sei tu. Ciao. Fai ciao alla telecamera. Quindi stavo passando. Ciao Simone. Oh, ciao Gennaro. Domani abbiamo il Romix. Sì, abbiamo appena fatto la spesa. Io ho fatto la spesa. Tu hai fatto la spesa, cioè hai carriato la spesa. Sì, livello 99 con prestigio 7. Infatti non vede l'ora di liberare se stesso da quella gabbia di plastica. Oh. Sei contento del regalo, Gualti? Questo video cronologicamente esce dopo il meme re. Eh sì, per favore. E penso sia la miglior action figure di tutto Fortnite. Cioè è uguale, è lui. C'è anche un bel culo. Va bene, Gualti. Che piedino fatato che ha. Adesso liberiamo anche il carrello. Christopher, rotola. Letteralmente. Rotola. Questo Genesi non mi piace. Ma devo farti uscire lo stesso. Che carini, quanti è legno, Irl. Simone, visto che a me non piace questo Genesi, proprio lo ritrovo non brutto, però Genesi. Vabbè, non ti piace. Te lo voglio donare a te. A me, Gualti? Davvero? Sì, Simone. Oh, grazie, Gualti. Sì, adesso ce l'ho Irl. Ho rimediato. Gennaro? Aspetta. Si è trasformato, ragazzi. Perché sei venuto a Romix in pigiama? Guarda che Chad. Sì, però fuori, appena esco dalla fiera, sono a cascata. Quel coso sudi tantissimo. Ma tanto. Però pensa dentro. Ovviamente l'occhialata. Va. Sudore. Senza la stecca. Ho dei capelli esplosi. Sonic, ciao. Ti arrivo lì in 10 secondi, Simone. Va bene, fammi vedere. Godi dello sto corridoio così, perché dopo domani e tra 3 giorni un passo ogni 40 minuti. Sos. Lo sapevo! Lufa. Lui mi sostituirà in caso di morte prematura. Sarà lui Monkey Simon un giorno. I soldi. Da 5 minuti. Divertiti. Non mi piace la mia stessa musica. La detesto. Mi fa schifo. Non vedo niente. Giovanni. Okay, Giovanni. Ciao Simone. Sì, sono Giovanni. Che Simone. Che bello il suono della tua voce. Non vedo la tua musica. Visto? Totti con la maglia della Lazio. Figlio! Non se ne è accorto! Che bello! Anche Simon, Giovanni Rana. Giovanni Rana, è vero! Sono con tutti! Venite tutti! Ciao! È un video, non è una foto! Fate i compiti! Non drogatevi! Non decidete di fare video su YouTube, vi rovina la vita! Simone, confermo! Come può essere qua se sei qua, Simone?
Ma non lo so. È il mio erede. Sono il Monkey Simon d'emergenza, sono. E sono una mucca. Tutto Fortnite adesso, ragazzi, questo. Anche a questo Romix, Giovanni, ti devo abbandonare il primo giorno. Capito, Giovanni? Lo so, ma sto male con ti mancherai un sacco. Anche tu, Simone. Te ne vai? Subito. Vattene. Non ti voglio più vedere qui. Vabbè. Fuori dalla mia cucina. Non drogatevi. Ah, ciao, Giovanni. Siamo qui. Primo giorno andato. Di 4. Sì. E oggi era quello tranquillo. E è solo quello tranquillo. Domani no. Ah, dai, domani ancora sì. Domani inizieranno sì. I preliminari. Del Romex. Ah. Dove siamo, Simone? Al cinema, Giornale. Perché siamo al cinema? Perché stiamo andando a vedere John Wick. Ah. Stiamo andando a vedere John Wick, il 4. La mia faccia alla prossima clip vi farà capire se è stato bello o brutto. Quindi per il momento sono impassibile. Ah, la faccia tra poco è tipo... Un gatto! È stato bello. Sì. E guardatelo. Guardatevelo. Sì. Guardatevelo. Supera tutti gli altri tre. Se vi piace l'azione, guardatevelo. Oggi tira vento. C'ho mal di stomaco e non si capisce niente. Compagni, il comunismo ha vinto. Ha preso il sopravvento in questo canale. Ragazzi, adesso parliamo di argomenti seri. Mucca ci deve spiegare che cosa ha mangiato ieri. Dicci Mucca. Allora, io e Manu, il mio compagno di avventura, abbiamo mangiato la carbonara in un bello candino, la taverna dei fuorisede tipo. Okay. Abbiamo mangiato, c'era il guanciale, okay. C'era la pasta. E di solito tu come mangi la carbonara a Trieste, ai confini della mappa? Con la guanciale, ovviamente. Certo. Non mi stanno obbligando a dirlo che la mangio col guanciale a casa. Non mi stanno per soffocare. Non nella mia Unione Sovietica. Quel cappellino però è mio, io ti denuncio. Quando io metto il cappello è la mia Unione Sovietica. È la nostra Unione Sovietica. No, la mia. Allora non è più comunismo. È il mio comunismo. Quest'uomo mangia la carbonara con la pancetta. Quest'uomo ha la cittadinanza italiana. Sì, ed capito. È sbagliato. No, ed è sbagliato. Tu sei sbagliato. Sei un errore. Sei a due passi dalla Slovenia, fatti accogliere. Esatto, lo so. Molto spesso se mi avvicino troppo a una casa di una mia amica che vive più a est di Trieste, ma comunque in comune, fa benvenuti in Slovenia. Non l'ho passato il confine, ma benvenuti un corno. Infatti, come fai ad avere la residenza italiana? Scusa. Perché siamo riusciti a tenerci Trieste dalla Jugoslavia dopo il 45. Sì, che storia su questo canale. Iscrivetevi. E comunque c'era pure Ed Sheeran, non per dire, Mio padre mi ha dato un jet privato per venire qua. Guardi, un iscritto ci ha dato, esatto, il disegno di te in pigiama. Ed è viola. A me mi ha dato pelle. Sì, sei un misto tra un fattone e me assonnato. Più fattone. Sì. Fatto pelle da Ruto. Aspetta. È vero, anche è bravissimo. E poi c'è quello definitivo che è un capolavoro questo qua. E poi ha disegnato legno nel suo habitat naturale. È effettivamente legno. Con il sole che la fa diventare un tronchetto rigoglioso. Non è un vlog di Romix senza il momento unboxing. Stavolta con Gennaro Chad che si sente un vero momento. Uomo. Il momento è arrivato, sono venuto a Roma apposta. Solo per aprire l'uovo di Pasqua. Sì, ma in realtà è stato comprato da Alex, sì. Così per fare una sorpresa. Sorprese supersoniche. Capito? Se poi c'è uno sticker, io Dolphin dal 1914 ti ci faccio ritornare. Oh no! Dai, io lo dico. Questo me la porto a casa, me lo faccio vedere ai miei figli. Tu non hai figli, Gennaro. Quando li farò? Ma hai detto che non questo, ne vuoi. Ce l'ho scotch. Bravo, Gualti. Però non le esporre così. Devi sempre tenerle al contrario le forbici. Così. Bravo, Gualti. Perché così almeno se cadi e ti fai male non ti infilzi. Lo so, Nick, com'è determinato. Guardalo.
Ah, vado a comprare l'uovo di Pasqua, spendo 14 euro. Oh, oddio, quanti! No, dammi uno normale. Ma, un coltello, quanti, non una mannaia, è un film horror. Un coltello! C'è, Chef Tony! Come burro pesto? Va benissimo. Sì, guardi, ecco. No, no, no. Verso il basso la punta, Gualti! Ma lavori pure in cucina! Appunto, non mi sono mai tagliato io così. Dovremmo esserci. Stai disinnescando una bomba, Gennaro. No, si è rotto l'uovo. Quelli lì sono gli occhi di Sonic. Si è rotto l'uovo, non ne vuole sapere. Basta! Non si apre! Oh, ci siamo. È rotto? È rotto? È rotto e rotto. È il momento della sorpresa. È il momento di bloccare con l'interno di questa carta qui il wifi. Ho già visto qualcosa che forse potrebbe deludermi. È rovinato tutto il momento. Certo. È Sony. È della stoffa. Questo momento sul jeans. Vabbè, non è male, ti fai la maglietta o il jeans? Ah, pensavo veramente di essere andato sullo sticker, però di stoffa. C'è afferro da stiro. Qua ti tocca a te. E la sorpresa va a me. È lo stesso identico. Oh, cade. Esatto. Valutazione cioccolata. È buona. Questa solo cioccolata mi piace. Il classico uovo da Pasqua cioccolato. Buono. Certo, e dove è? Non è Kinder. Ma guardi, l'ha aperto in un secondo. Ma potevi dircelo come si apriva? Ma io l'ho fatto normalmente. No, lui lo scoccio. Inesistente, guarda, è un filino del cazzo. Non era una seconda volta, la trovò. Apri stovo. No, non voglio far cazzate. Come cazzo lo apro? Aspetta, guardi. No, io. Non funziona così, aspetta. Io volevo tirare una testata, però. No, guardi. Dopo la dai al vetro. E si spaccano l'uovo. Oh, un pugnetto sopra. Io sono magico su queste cose, tu magari con lo scotch, io con queste. Fidati di me. Ho detto troppa forza. Però, guarda, cioè guadagnato il... Che cosa? Non lo so che cos'è. Che paura! Un disco! È un frisbee! Ecco, già finito il gioco! Ci vediamo al prossimo video! Ah, Gualti, ti piace il pesto? No? Te lo faccio mangiare io il pesto, vieni qui. Facciamo colazione con il pesto, Gualti, lo vuoi? È buono. È buono il pesto. No. Gualti, no. Mangia. No. Mangia, gnam. Gnam, Gualti. È buono il pesto, Gualti. No. No. Alex, qual è l'operatore di Rainbow che viene sempre bannato? Quello lì giù, Simone. Come ho sempre detto, come ho sempre preannunciato, saremmo finiti sotto i ponti e infatti ci stiamo. Semplicemente hanno deciso che oggi se entra sotto i ponti. Oggi invece sopra i ponti sotto i ponti. Sotto i ponti, perché è questa la rappresentazione di Roma. Non deve funzionare niente, deve far tutto schifo. Però hanno rimesso al 7-19. Sì, almeno quello. O uno o l'altro, tutte e due no. Cioè, mi è stata a dire che in realtà la fila sopra c'è, ma ci stanno a far fare un giro sotto strano, assurdo, per farci risalire dall'altro lato e farci fare una fila ancora più lunga, con lo scopo di non far fare file, però. Cioè, non ha senso. Thank you.
da un euro a quel tizio urla Lazio merda. Sei vestito da Sony. Tu sei sempre normale in ogni anno. Io mi sono sempre. Sei sempre pagliaccio, sempre dietro. Lo so. Ma sono due taralli comunque, li vediamo. Uno e due, sono due taralli. Due tarallini. È stato uno di quei messaggi di Mission Incredible. Sorpresa! Sono giusto due! Uno e due, li vedete? Chiudiamo i tarallini, dai! Grazie legno! I miei ring sto dando! Grazie legno! Prego! Allora Gennaro, pure sto terzo giorno è andato! Esatto, è stato pesante, c'era tantissima gente! Sì, veramente un sacco, per sabato è sempre così! Era sold out oggi, quindi... Mo domani ci aspetta il giorno più estenuante, il giorno più denso sia di persone sia di qualsiasi cosa che potrebbe capitare. Sei Sarà... pronto Gennà? No, non sono pronto, ma andiamo. Va bene. Io e Gennaro sull'attack. Come siamo belli. Raga, Aromix, un iscritto, ci ha dato questa misteriosa busta, no? Per Monkey Simon e Lord Duke. Ha detto però apritela a casa, dopo Aromix. Posto tranquillo. C'è tranquillo dal salotto di casa mia. Beh insomma sono successe certe cose. Tipo dopo fa che ti sei menato con legno. Sì, no, 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 è successo, sì, è successo. Patatine. Potrebbe essere una cazzata, così come potrebbe essere. Abbiamo letto la lettera, era una minaccia di morte. No, non è vero, non è vero. Era tutto il contrario, però ha chiesto la privacy, il riservo. E quindi non diciamo cosa c'era scritto nella lettera. Però ti ringraziamo. Era una cosa molto personale, molto bella. Ti ringraziamo ancora e siamo molto felici. E faremo ciò che c'è scritto, così non ci farai del male. Però per favore, restituiscici legno. Sì, ti prego. Guardate che bello, guardate come sfrigola già. Si cuocerà piano piano questo. Piano piano. Guardate come si sta sciogliendo il grasso qui. Ma che ne sanno quelli che mangiano la pancetta? Ma, sì, ma che ne sanno? Ma che ne sanno? Come stavo per perdere rosso? La tazza di camomilla che hai appena la preparato. La tazza di camomilla e la tazza di rossi d'uovo. Ci mettiamo un po' di sale, tra l'altro, perché il sale non l'ho detto che faceva pure il sale. Questo è grosso però. E vabbè. No, per vanificarsi tutto quanto. Ancora era vuoto. Mettiamo un po' di sale dentro. Faccio tipo il meme. Però non tanto sale perché giustamente ci va il pecorino. Il pecorino è molto saporito di suo. Ripetiamolo, pecorino. Non parmigiano. Oh, guardate intanto come si sta abbrustolendo il guanciale già. Già ha cambiato colore, già ha cambiato consistenza. Non preferite la pancetta al guanciale? Direte, ma è lo stesso animale? Sì, però questo è morto per voi. Abbiamo preparato i nostri rossi. Ci dobbiamo aggiungere, abbiamo aggiunto il sale, ci dobbiamo aggiungere il pecorino. Ma non tutto insieme, un po' alla volta. E piano piano amalgamiamo. Ah, ci dobbiamo mettere anche il pepe in realtà. Ad esempio la carbonara piace con tanto pepe nero. Tanto tanto. Pure a me. Solitamente ci abbondo. Aggiungiamo il pepe. Il pepe non ne aggiungiamo troppo perché non sappiamo quanto può piacere o no agli altri. E iniziamo piano piano ad amalgamare il tutto. Un lavoro lento, con calma. Però ne vale la pena. Deve diventare una crema. Guarda come si sta rosolando bene questo guanciale, tra l'altro, Simone. Slurp. Slurp. Che è? Una crema, letteralmente. Slurp. Anzi, adesso ce ne metto uno e un altro po' di pecorino. E osà. Osasso. Cosa nelle tue ricette? Le ricette usate sempre. Acqua para pasta. E a che temperatura bolle l'acqua? 100 gradi centigradi. E poi l'acqua verrà utilizzata anche dopo, mentre dobbiamo mettere la pasta in padella insieme alla crema. Sennò poi la crema diventa frittata. Alex, dimmi, ti sei dimenticato l'ingrediente più importante da mettere dentro la carbonara. Ma shock, c'è ragione. Quando ci avete fame mentre preparate la carbonara, mi raccomando, dovete mangiare questa.
No, intendevo che andava messo nel guanciale. Adesso l'ha messo nel guanciale. Non fatelo in un solo boccone però. Allora raga, non vi so spiegare il motivo per cui sia la parte iniziale che finale di sto tutorial sulla carbonara sono andate perse. Quindi non c'è sta manco la parte con l'impiattamento per vedere il risultato finale. Però se vedete sta foto qua con me Gualti, che sicuramente avete visto pure su Instagram, avrete notato come eravamo soddisfatti. Quindi alla faccia di tutti quelli che se la mangiano con la pancetta. Ragazzi, oggi è un giorno molto triste. Gualti se ne va via con un giorno d'anticipo. Gualti, non scappare. Non puoi fuggire agli addii. Ciao Gennaro. Mi sono fatto non male puoi. La chiappa destra. Ecco. Perfetto. Va tutto bene. No. Sì. No. Sì. No. Aiuto. Vedi? Sei più felice come ne vado. No. Sì. No. E allora mi unisco anch'io. No, Lelio, no, no! Ultimo giorno, sono vestito normale e c'è troppa gente. Allora, questo ultimo giorno, questo quarto e ultimo giorno di Romix non è stato ricco di content, anzi è stata una giornata abbastanza statica. Sì, abbiamo fatto solo delle foto. Sì, vabbè, foto abbiamo incontrato fan, voi e basta, è stato un piacere chiaramente. Però sì, una volta che lo vedi per tre giorni in Romix giustamente diventa poco entusiasmante. Ma vi dirò di più, per quanto bello sia, comunque anno dopo anno c'ho l'impressione che si restringa sempre di più, tipo un panno lavatrice. Mi sembra che ci stanno sempre meno stand, sempre meno padiglioni. Posso capire che c'è stato tutto quanto il periodo della pandemia, quindi sono dovuti andare a risparmio su delle cose, perché la volta scorsa non c'erano gli abbonamenti, mentre stavolta sì. Però si vede proprio che fanno l'essenziale, cioè si è persa un po' quella magia della fiera, non so sì, perché. Sì, almeno per questo di Roma sì. Gli altri paesi penso, le altre città credo di no. No, beh, so che Luca è gigantesco, ce ne saranno sicuramente altri in altre città che hanno il loro spazio. Vabbè, noi tra una ventina di giorni saremo al Comic Con. Gennaro mi dice sempre ogni anno che è gigantesco, io gli credo. Roma con Romix dovrebbe prendere esempio, perché ci viene sempre un sacco di gente. Potrebbero ampliare, potrebbero mettere qualcosa in più, potrebbero mettere degli spazi dedicati anche organizzati da loro. L'entrata. Se l'entrata è bella e si passa tranquillamente, sai già che sarà bello. Qua dobbiamo fare ponti. Sì, cioè è peggiorato pure da sto punto di vista. Non stiamo a passare in mezzo a una pozzanghera gigante, esploso un idrante qua, sta i lavori in corso, c'è puzza di fogna. Sì, è... veramente pare che ogni anno peggiora. E io lo dico a malincuore perché non mi piace entrare su questa roba. Sì, cioè comunque sia, io sono contento di venire qua, ma poi dopo diventa sempre peggio. Quindi queste cose le devo dire con un grande peso. Pezzo di merda! Io le scarpe. Allora non si può fare. Ma se si spraga sto letto. Quando vuole il conducente. Ok! No, mi strappo! Curtengo! No! A few minutes later. Devo raccontare la spesa che devo fare. Domani! Un giovezza Simone. Che gusto voglio? Perché te soglio? Una bella mimosa. E anche una magrina. Simone non muore. Hai perso. Vaffanculo. Guardi, alla faccia tua. Mi aspettato che te ne annavi per questo. Vergognate. Che cazzo, non se ne va bene. Porca miseria. Bullino giallo, violenza nei video. Oh, Gennaro. Stai filmando? No. È il mio pop questo. No!